Voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno a voi, lo sai, quel sogno cos'è. E allora, cari amici miei, arriva per me il momento, anche questa sera, è di parlarvi di questa macchina così carina, così bella. Accogliamo un applauso Roberto Raciti, vieni da questa parte, Roberto, grazie, il nostro sommelier, grazie. Io. Bentornato, non posso che Roberto. Brindare con voi, con grande piacere ritorno volentieri. E parliamo di vino, parliamo di brindisi. Siciliano, questo, questo è un Nerello Mascalese, un Nerello Cappuccio, proprio della Docco Etna. Nerello Cappuccio, Nerello Mascalese, l'Etna ormai rappresenta un territorio veramente evocato e rappresenta naturalmente una regione in tutto il resto del mondo. Dunque un brindisi naturalmente a tutto il pubblico anche che ci segue è da vero, casa. Sono tanti alla vostra salute. Ma ricordiamo Wine Tust. Assolutamente. Non dimentichiamolo, perché Wine Tust è un'idea molto carina, italiana tra l'altro, la stiamo vedendo inquadrata in questo momento, che io devo dire non può mancare nei locali, nelle enoteche, nei ristoranti, perché è il modo migliore per conservare bene il vino offrendolo ai propri clienti. Mai parole così preziose così vanno a finire nel pubblico, al pubblico a casa. Questo perché? Perché chiude una filiera, tra l'altro a Vinitalia abbiamo avuto l'opportunità di avere la conferma di ONA, organizzazione nazionale assaggiatore vino, che garantisce sicuramente questa filiera che non sia mai interrotta, perché al momento viene interrotta proprio laddove la qualità del vino, certo, deve essere erogata nella maniera più giusta. Dunque con Wine Tust, erogatore di vino automatico al bicchiere, dove quando esce il vino entra azoto alimentare, per cui quindi il primo bicchiere è uguale cantina all'ultimo. Esatto, il che primo meraviglia. Bicchiere è uguale all'ultimo. Salute Roberto, salute a te, a voi tutti, grazie davvero. Voi ricordate Wine